HTC-U11 riprende la numerazione laddove eravamo rimasti con HTC-10, ma prende la U e anche il design veramente molto scintillante e specchiato della nuova serie U di HTC. Scopriamo insieme il nuovo top di gamma con Snapdragon 835 nella nostra recensione completa. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it e benvenuti nella recensione di HTC U11, smartphone che suona abbastanza cacofonico nella lingua italiana, però insomma rende l'idea, è il successore di HTC 10, a sua volta successore di HTC One M9, ma prosegue allo stesso tempo anche la linea U che abbiamo visto di recente con Uplay e U Ultra e che adesso appunto prosegue proprio con U11, ovvero quello che potremmo definire un vero top di gamma. All'interno della confezione c'è questo alimentatore a brand HTC, che è un alimentatore 12V 1.25A, quindi ricarica rapida, cavo USB, USB Type-C, vari adattatori per le cuffie stereo, questo adattatore che ho rinfilato all'interno, che è un adattatore da Type-C a jack audio, che ci permette di utilizzare cuffie classiche nel caso ne aveste e voleste utilizzarle, perché come saprete o come avete intuito non c'è un jack audio. All'interno della confezione qua sotto poi abbiamo anche una custodia in plastica con una leggera trama qui sul retro e che lascia i bordi e la parte inferiore libera e copre invece quella superiore e quella posteriore, e poi un po' di manualistica. Ma andiamo a prendere il nostro HTC U11 e mettiamolo davanti alla lente. Eccolo qua in tutto il suo glorioso specchiamento, si può dire specchiamento. Prima però di passare definitivamente allo smartphone, vi parlo anche delle cuffie che avevo che non avevo rimesso all'interno della confezione. Sono realizzate in plastica, c'è il tasto per rispondere, non quello per il volume, sono in ear e hanno la cancellazione del suono attiva. Funziona abbastanza bene, non è super aggressiva come cancellazione del rumore. Hanno connettore Type-C, la cancellazione del rumore attiva in realtà la fa lo smartphone, quindi sostanzialmente non potete averlo con altre cuffie, però allo stesso tempo non lo avrete se utilizzerete queste cuffie altrove. Tra l'altro ho provato a mettere per esempio nel Mac, ma non funzionano. Questo è lo smartphone, nella colorazione forse non si direbbe, ma non è la colorazione blu, è la colorazione grigia, che è veramente bellissima. Devo dire, è sicuramente la mia preferita dopo aver visto quella blu su HTC Uplay e U Ultra, o Uplay e U Ultra. Questa grigia, che comunque tende in modo molto vistoso all'azzurro, secondo me è la più bella, perché è particolare ma non è così accesa come quella blu, che forse dopo un po' potrebbe stancare. Il design l'avevamo già visto, ovvero a super specchio con vetro posteriormente, la banda qua tutto attorno realizzato in metallo, in mano devo dire offre una grande sensazione di qualità. Forse magari qualcuno potrebbe scambiarla per plastica, ma onestamente secondo me è così bello che sicuramente non andrete a picchiettarlo per scoprirlo di che materiale è fatto. Come vedete, se io tocco un po', le impronte rimangono, non così tanto però come potevo credere, in realtà già lo sapevo perché avevo provato Uplay e Ultra. Insomma, sì, trattiene le impronte, va pulito ogni tanto perché altrimenti la sua bellezza un pochino si affievolisce, ma rimane secondo me un bellissimo smartphone. Frontalmente invece non me la sento di dare le stesse lo stesso giudizio, dire che frontalmente lo smartphone è un pezzo di design di valore, onestamente no, un design molto simile a quello già visto su HTC 10, su Play, su Ultra, insomma un po' anonimo e non eccezionale, diciamocelo senza problemi. Sul lato sinistro completamente pulito, sopra il carrellino per la doppia SIM o SIM più micro SD, il secondo microfono. Sul lato destro abbiamo il tasto di accensione zigrinato, il bilanciere del volume, sotto abbiamo il microfono, la porta Type-C e lo speaker. Frontalmente abbiamo qua, lo vedete in controluce, il lettore di impronte digitali un po' decentrato qui in altezza, e un altro microfono lo vediamo qua su, sempre in controluce, a fianco della fotocamera frontale. Il quarto microfono, perché ci sono quattro microfoni, è posizionato qua dietro, quindi appunto per l'audio direzionale. Non c'è un jack audio, lo smartphone però guadagna la certificazione IP67 per essere bagnato, immerso temporaneamente, garantito contro la polvere, insomma sicuramente è qualcosa
di molto interessante che non sarà rivoluzionario, ma che gli fa tenere il passo con la concorrenza. Dimensioni 153,99, 75,99, 9,1 mm di spessore raggiunti nel punto centrale, perché come vedete lo smartphone è abbastanza stondato. In mano si utilizza abbastanza bene, certo è che qui ovviamente, un po' come su tutti gli smartphone, uno schermo in 18 noni avrebbe occupato parte di queste bande nere e avrebbe reso lo smartphone forse anche frontalmente un pochino più interessante. Ecco, forse se questo smartphone avesse avuto lo schermo in 18 noni sarebbe stato perfetto, o comunque migliore dal punto di vista del design, non tanto perché io sia un estimatore ormai incredibile del 18 noni, non è così, in realtà non ho ancora trovato, non mi sono ancora espresso definitivamente, fatto sta che era soltanto un'idea la mia per andare un pochino a sfruttare meglio questi spazi, che onestamente si poteva sicuramente fare qualcosa in più. Ma vi parlo di hardware, dove invece HTC non si è voluta trattenere affatto. Abbiamo un processore Snapdragon 835 octa-core da 2.45 GHz, con l'ultima GPU Adreno, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD, appunto rinunciando alla seconda SIM, connettività LTE fino a 1024 megabit per secondo, quindi sostanzialmente LTE gigabit, wifi a doppia banda ABGNAC, bluetooth 4.2, riprendo fiato, supporto dual SIM, c'è l'NFC, c'è il LED di notifica in alto, un po' piccolino ma in stile HTC devo dire che comunque si vede, e lettore di impronte digitali sul tasto home frontale che non è veloce ma è fulmineo, veramente basta 1, 2, 3 poggiare il dito e in una frazione di secondo il display si riaccende, è anche molto preciso, sarà forse un po' piccolino ma onestamente è leggermente incavato e tutte le volte che si prende lo smartphone in mano si riesce a trovare sempre la posizione, a volte magari mi è capitato di prenderlo sotto sopra proprio perché il design è un po' anonimo, passando il dito mi sono subito accorto che non era dalla parte giusta e l'ho girato per accenderlo dalla parte corretta. Dal punto di vista hardware c'è anche un'altra novità, che è quello dell'Edge Sense, ma ve ne parlerò fra un attimo quando andiamo a parlare del software. Vi parlo invece del display, che è un 5 pollici e mezzo di diagonale, 2560x1440 pixel, tecnologia Super LCD 5, è una risoluzione WQHD, chi se ne frega, però 2560x1440 ci sta. Peccato che non ci sia nessuna piattaforma di realtà virtuale per sfruttarla, vetro 3D, l'azienda dice 3D, io direi magari 2.5D, o forse magari, forse mi sono confuso, forse quando parlava di vetro 3D intendeva il retro, sì, probabilmente sì, davanti mi fermerei al 2.5D. Modalità notte, quindi possibilità di andare ad avere uno schermo senza la colorazione blu per rilassare la nostra vista, possibilità di cambiare la temperatura a colore dalle impostazioni, un gran display come sempre. Devo dire che HTC sui display anno dopo anno fa veramente bene, bene la luminosità, bene la luminosità automatica, colori ben tarati, in questo caso una risoluzione adeguata, insomma veramente non c'è niente che io gli possa dire a questo display. Qualcuno potrebbe dire ma non è un AMOLED, vabbè quella è una questione di gusti, se preferite un AMOLED potete tranquillamente comprare l'AMOLED, che magari si nota la differenza in termini di saturazione, se così vogliamo dire, ma io veramente non ho niente da dire su questo display. Arriviamo quindi a parlare di software, e allora salto esattamente al punto dove ero rimasto, Edge Sense. Se io vado nelle impostazioni vi faccio vedere come si va a configurare, si può anche disabilitare del tutto se volete, serve a regolare il livello della stretta qui sul lato, quindi io tengo premuto, vedete questa barra verde sale fino ad arrivare al livello che vogliamo noi. Quindi in pratica possiamo scegliere, andando a premere sul più o sul meno, quale deve essere la forza che dobbiamo applicare per attivare la funzione di Edge Sense. Cosa possiamo fargli fare? Possiamo fargli fare una di queste funzionalità, fra cui c'è anche quella di avviare un'applicazione a piacimento. Io ho tenuto l'applicazione della fotocamera, la view della fotocamera, che è la funzione standard, quindi in qualsiasi caso potete tenere premuto, la fotocamera si avvia,
strizzate un attimo lo smartphone, lui mette a fuoco e scatta. La cosa buona dello scatto è che non scatta istantaneamente quando state strizzando, che poi vi trema un po' la mano e fa venire l'immagine mossa, scatta un attimo dopo. Comunque metà delle foto scattate con la strizzata, chiamiamola così, sono venute mosse. Detto questo, sì, è comodo quando avete i guanti, potete avviare le applicazioni che volete, ma onestamente un tasto fisico qua a sinistra programmabile sarebbe stato sicuramente più intuitivo, più semplice, insomma, personalmente è un'operazione di marketing a mio giudizio. Continuando a parlare di software, abbiamo molte applicazioni per quanto riguarda il software da parte di Google. HTC, lo voglio dire così, voglio un po' dire che secondo me ha un po' mollato il colpo, ha scelto di concentrarsi su altro e non troppo sulle funzionalità software, perché il software, come vedremo, funziona molto bene, ma app HTC o funzioni HTC specifiche non è che ce ne siano, non sono particolarmente interessanti. Il software è velocissimo, zoom praticamente fulmineo, quindi assolutamente niente da dire. Il browser è Chrome. Sul Play Store trovate alcune applicazioni di HTC come il browser, il lettore musicale, eccetera eccetera, però onestamente devo dire la verità, sì, no, in realtà la verità è che scaricatele perché sono delle ottime app, però ecco, un po' mi dispiace non accendere lo smartphone e trovare un ecosistema HTC un pochino più completo. Quali sono le altre funzionalità specifiche? Allora, abbiamo ancora Blink Feed, quindi qui a sinistra, come vedete, abbiamo le notizie dai social network e da eventuali fonti di notizie che potete scegliere voi, e da un'altra parte, con un piccolo pallino come quello di Facebook Messenger, per capire, appaiono ogni tanto delle notifiche di HTC Sense Companion, tipo questa, che appare, vediamo se adesso appare anche nelle notifiche, no, appare un piccolo pallino che vi dà dei consigli. Io adesso dico che questo non mi interessa particolarmente, perché non mi interessa in questo caso il risparmio energetico. Sì, funzionano, però onestamente abbiamo già Google Now, due assistenti vocali, poi consideriamo che questo smartphone in altri paesi, nei paesi in cui Amazon Alexa è disponibile, ha anche l'assistente vocale di Alexa, quindi tre. Funziona discretamente, ma onestamente non è un valore aggiunto come qualcuno potrebbe pensare. Abbiamo ovviamente il multi windows, che tra le altre cose si attiva anche tenendo premuto il tasto del multitasking, quindi potete avviare due applicazioni e poi ridimensionarle, in realtà la dimensione è fissa, quindi o metà schermo o niente. Abbiamo sempre i temi, gli immancabili temi, e ce n'è veramente veramente tanti, fra cui quelli a posizionamento libero, ovvero posizionate le icone o barra i disegnini ovunque vogliate. Lo store di temi di HTC è uno dei più ricchi. Ci sono anche le scorciatoie della home, questa ve lo voglio far vedere perché questo non le ha. Guardate qua, ecco qua, vedete, è possibile, tenendo premuto su alcune applicazioni che lo supportano, attivare delle funzioni rapide, funzionalità che ad oggi abbiamo visto sostanzialmente quasi solo sul Pixel. Vi ho fatto vedere quasi tutto quello che offre HTC dal punto di vista software. Cos'altro abbiamo? Abbiamo il client di posta, abbiamo il Boost Plus, che è un gestore di prestazione, se vogliamo. Io onestamente non l'ho praticamente mai usato, l'ho aperto soltanto per vedere com'era fatto, sarà sempre uguale. Abbiamo poi un'applicazione per il meteo, che è sempre ben fatta, quella di HTC, un registratore vocale. Cos'altro abbiamo? Abbiamo la touchpad preinstallata come tastiera. Insomma, questi sono un po' i software. L'unico che mi sento di aggiungere, che è molto molto simpatico e che da tempo apprezzo, è HTC Zoe, che permette di scegliere delle piccole clip, non in 4K, attenzione, o delle foto per farne dei piccoli video. Ok, è veramente veramente ben fatta, peccato che non supporti video in 4K registrati dal telefono. Arriviamo quindi a parlare di fotocamera principale. Qui intanto vedete come si sia un po' riempito di impronte: 12 megapixel, ultra pixel, quindi pixel più grandi, doppio LED flash, apertura f1.7, stabilizzatore ottico dell'immagine, ovviamente è possibile avviarlo con il doppio clic del tasto di accensione. Io ho fatto così per tutto il tempo della prova, altro che strizzare lo smartphone. Messa a fuoco non veloce, fulminea. La messa a fuoco è veramente fulminea, lo scatto è molto rapido. L'applicazione della fotocamera di HTC non è la mia preferita, ma è comunque pulita, è molto chiara. Qui abbiamo tutte le impostazioni: foto, panoramica, pro,
video fino alla risoluzione di 4K, come vi stavo dicendo prima, funzionalità di hyperlapse, quindi sostanzialmente timelapse un pochino più fluido, rallenti, grande novità sul rallenti, poi sul sito ci sarà ovviamente il video sample, 120 fps in full HD, quindi uno dei video a rallenti con risoluzione maggiori che ci sia sul panorama smartphone, fotocamera frontale, panorama della fotocamera frontale, video della fotocamera frontale che supporta anche l'abbellimento del volto e lo scatto in automatico quando la fotocamera è ferma e ci inquadra tutti. Del video voglio dirvi anche un'altra cosa: c'è l'audio 3D che permette, quando, siccome ci sono quattro microfoni direzionali, quando andiamo a fare uno zoom, vedete, si avvia anche questa animazione che ci fa sapere che sta prendendo più audio dal microfono posteriore qua dietro. Fate attenzione a non coprirlo, quindi tenete per bene lo smartphone magari in questo modo. Andando a zoomare, zoomate anche sull'audio. In alternativa potete scegliere di avere l'audio in alta risoluzione, quindi niente zoom audio, lo vedete adesso in questo caso, ma audio in alta risoluzione. Mi sono piaciute le foto? Sì, mi sono piaciute. C'è l'HDR automatico che non entra proprio in modo aggressivo, non so perché qui adesso si era disattivato, non entra proprio in modo aggressivo, ma comunque funziona bene. C'è anche lo scatto in RAW in modalità Pro, insomma avete visto un po' di funzionalità. Le foto vengono veramente veramente bene, ve le faccio vedere fra un attimo, finisco di elencare le specifiche. Fotocamera frontale F2.0, gioco con quelle al buio. Questa per esempio è una foto al buio, ho fatto con vari smartphone, e questa è la fotocamera che è riuscita a cogliere più sfumature di colore in una situazione che era completamente completamente al buio, quindi devo dire non male. Queste sono delle macro che sono sempre eccezionali. Tra l'altro il fatto di avere appunto questi ultra pixel permette appunto di fare foto veramente notevoli anche con poca luce. Questa situazione di luce è difficile perché c'era una luce molto forte qui, avevo paura che sarebbe venuto tutto completamente nero, e invece guardate che foto, guardate che si vedono tutti i peli che stavo levando alla mia gatta, è veramente una risoluzione notevolissima e veramente ottimi colori. Ancora guardate questa foto qui che è veramente molto indicativa di tutti i colori che riesce a catturare, quindi per me veramente promossa. Questa è una macro con un grandissimo effetto bokeh, questo è un selfie. Allora parliamo di selfie, 16 megapixel. Purtroppo è scomparsa la stabilizzazione ottica dell'immagine. Per esempio qui ha fatto un po' un piccolo disastro sul retro, nonostante fosse abilitato l'HDR, ma la foto in realtà di per sé non è venuta affatto male, quindi per me la fotocamera frontale è promossa. Peccato non ci sia più la stabilizzazione ottica che avevamo visto su HTC 10. Vado ad aprire Modern Combat 5 e faccio in una sola volta con il gioco anche il test audio, questo per cercare di velocizzare i tempi, visto che di cose da dire su questo HTC 11 ce n'è veramente veramente tante. Speaker principale qua sotto, ma anche speaker per gli alti qua su. La differenza fra coprire quello sotto, ops, che come sentite va praticamente a zittire del tutto l'audio, e coprire quello sopra, ovviamente quello sopra è diciamo appunto un tweeter aggiuntivo, però fa sempre piacere visto che almeno dà un effetto stereofonia. Ottime le prestazioni per quanto riguarda il gaming. Eccoci qua, ci avviciniamo tranquillamente alla porta, uccidiamo tutti senza neanche una minima perdita di frame rate. Questo terrorista stava sopravvivendo veramente all'impossibile. Veramente un ottimo telefono per giocare, devo dire. Snapdragon 835, che anche sotto stress fa veramente bene anche in termini energetici, e questo poi lo proveremo fra un attimo. Comunque molto bene per quanto riguarda l'audio, secondo me è uno dei migliori degli ultimi anni per quanto riguarda HTC. Viva voce. Ti ricordiamo che la chiamata al numero 190 è... Come potete sentire, devo dire anche in questo caso, qualità dell'audio veramente, veramente molto buona. Arriviamo a questo punto a parlare della batteria. Batteria in questo corpo da 9,1 mm e 168 grammi di peso, è una batteria da 3000 mAh. Ecco, la stessa di Ultra, la stessa di HTC 10,
Forse HTC sarebbe stato il momento di dargli un bel boost, anzi un boost plus, se vogliamo fare un gioco di parole, e metterci qualche milliampereora di batteria in più. Allora, si è comportato bene, assolutamente, quindi niente HTC Ultra che invece ti lasciava a piedi un po' quasi tutti i giorni di utilizzo medio intenso. Qui con un utilizzo medio, medio intenso, arrivati a fine giornata, non con un utilizzo stress che invece vi costringerà a dargli una botta di Quick Charge 3.0, però mettiamola così. Se ci fosse stata una batteria più capiente saremmo stati tutti più felici. Per fortuna comunque con questa batteria 3000 mAh abbiamo non tanto il Quick Charge, che quello ormai quasi lo dovremmo dare per scontato, ma uno Snapdragon 835 che fa veramente bene in termini di ottimizzazione energetica e che quindi tutto sommato praticamente sempre ci porta a fine giornata. Quanto costa questo HTC Ultra? Questo HTC Ultra costa 749 euro, che se ci pensate è lo stesso prezzo dello smartphone dello scorso anno. Se pensate anche al fatto che praticamente quasi tutte le altre aziende hanno continuato ad alzare l'asticella del prezzo dei loro smartphone, HTC invece, che era una delle aziende più criticate per quanto riguarda il prezzo, lo ha tenuto fermo alto, ma lo ha tenuto fermo. Un po' potremmo coglierlo come se avesse un po' imparato la lezione. Basta alzare i prezzi, concentriamoci sulle cose concrete. Cose concrete in questo smartphone ce ne sono: grande display, ottima, veramente ottima fotocamera, un'autonomia che non delude, un software molto molto veloce. La critica qui dal mio punto di vista è che si dovrebbe fare qualcosa in più in termini di funzionalità. Un design veramente molto bello, certo trattiene le impronte, ma vi posso garantire, guardate, basta veramente passarci un secondo, anche soltanto una mano, e già riprende moltissima della sua brillantezza. E forse si poteva fare qualcosina in più in termini di cornici frontali, ma devo dire che quest'anno, in un momento in cui le aziende stanno tutte cercando di fare qualcosa di diverso per spiccare, anche HTC ci ha messo il suo e secondo me ha spiccato. Se acquisterete questo smartphone assolutamente non vi deluderà, sono sicuro che questa volta i fan HTC avranno molto poco da ridire, e secondo me anche quelli che non erano fan di HTC dovrebbero dargli una chance. Per questa recensione di HTC 11 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.